che ci troviamo spesso ad affrontare è il problema magari di persone, di famiglie che si ritrovano in difficoltà, magari cambiano casa, cambiano città, oppure ci sono i cani che rimangono proprio orfani e quindi ci ritroviamo degli animali adulti, siano soprattutto cani ma anche gatti, che devono essere in qualche modo ricollocati e quindi bisogna trovare una nuova famiglia. Sono cani adulti e soprattutto gattini senza una casa. L'appello dell'EMPA in queste calde giornate estive è quello dei tanti volontari che sempre gratuitamente ricevono in custodia molti animali che per diverse ragioni devono abbandonare la loro casa e proprio per questo, perché non sono considerati randagi, non possono essere accolti al canile. Le persone cercano il cuccioletto e questi sono messi nell'angolo. Molti sono i salvataggi ad opera dei volontari che anche di notte, con l'ausilio delle forze dell'ordine, hanno liberato degli animali da situazioni di pericolo. Oggi l'emergenza riguarda soprattutto i felini. Sono tantissimi gli abbandoni di gattini molto piccoli oppure di mamme incinte o di mamme che hanno appena partorito, quindi c'è una forte richiesta soprattutto di balie. Tante storie d'amore come quella di Lia e Cora, una bassanese già padrona di Charlie che sta lottando da tempo per portare qui questo cane. Una femmina incrocio tra pitbull e corso, trovato in un box costruito abusivamente e in pessime condizioni igieniche. Sono dei volontari che la stanno seguendo all'interno di un canile privato. Ecco, l'unica cosa che chiedono è che chi la adotta sia qualcuno che ha già avuto esperienza con gli animali, non perché sia un cane particolarmente impegnativo, ma perché si sa, insomma, quando gli animali sono vittime di abbandoni c'è sempre un trauma. Una catena di solidarietà a cui l'EMPA spera possano unirsi tanti altri volontari o famiglie che hanno a cuore la sorte di questi animali indifesi.